Ecco. Allora, a proposito di... abbiamo introdotto la Tazzulella di Caffè, che è certamente una delle canzoni più significative, più note di Pino Daniele, peraltro resa nota da Renzo Arbore, Alto Gradimento, no. Parliamo. Ma buon compagni, sì. Buon compagni, certo, alla radio. In realtà parliamo adesso, torneremo a parlare di Pino Daniele dopo, ma ci piace invece parlare proprio di caffè in questo momento, ma di un caffè un po' particolare, un caffè che verrà mandato nello spazio. Perché, Marco? Perché gli astronauti non possono ancora bere il caffè. Sì, pare che la cosa che manca di più agli astronauti nello spazio cos'è? È proprio il caffè. Il caffè! Il denaro. Vediamo come risolvere questo problema. Non sarebbe una domenica senza un espresso, purtroppo qui a bordo della stazione non ce l'abbiamo. Ed è forse proprio da questo desiderio di Luca Parmitano che nasce il progetto di portare l'espresso nello spazio. Devo dire, fino adesso il cibo l'ho apprezzato molto in generale, sarà che all'inizio comunque ci sono tante cose nuove da provare, quindi non posso davvero lamentarmi. Samantha Cristoforetti è la prima donna italiana nello spazio e potrà essere la prima persona al mondo a bere un espresso in orbita. Tutto ciò grazie a un connubio tra una tecnologia e un prodotto tutto made in Italy. Questo è l'espresso che abbiamo selezionato per la spedizione ed è la miscela, la capsula che useranno gli astronauti sulla stazione spaziale, cioè il perfetto espresso italiano. È circa un anno e mezzo che ci stiamo lavorando proprio intensamente, proprio per poter avere un sistema sicuro e 100% compatibile con la stazione spaziale internazionale. Da dove nasce l'idea di portare il caffè nello spazio? Beh, nasce un po' quasi dal DNA di Lavazza di sfidare veramente quasi le leggi della fisica. Abbiamo cercato di implementare tutti i principi della fluidodinamica all'interno di questa macchinetta, che non è una macchinetta del caffè normale. Preparare un perfetto espresso con la crema è stata veramente sfidare le leggi della fisica, e noi dobbiamo dire che ci siamo riusciti. Dopo una settimana devo dire che il caffè espresso ristretto ogni tanto farebbe piacere, però in realtà non c'è nulla che mi manca. Per l'italiano è importante, attraverso l'espresso, risentire un po' le abitudini, gli aromi, i gusti che ricordano casa. Il Presidente della Repubblica Napolitano, nel discorso di fine anno, ha citato proprio tra le eccellenze italiane la Cristoforetti, che sta lì sopra le nostre teste nello spazio, e pare appunto che chi sta lì manca soprattutto, dicono loro, il caffè. Allora, sembra che il moto sia stato trovato, l'abbiamo visto, e qui un ingegnere aerospaziale in persona, con questa macchina che avete inventato, ci prepara adesso un caffè. Insomma, adesso mi prepara un caffè, vero? Certo. Lorenzo Grossi, ciao, certo. Benvenuto. Grazie. Vediamo un po' cosa succede. Intanto vorrei sapere una cosa, saluto naturalmente Francesco Vierizzo, esperto di sviluppo di prodotti relativi a caffè, e non solo, Davide Avino, Managing Director dell'Argotech. Allora, Vierizzo, siamo sicuri che il gusto è quello? Sai, uno va nello spazio, dice c'ho il caffè, poi non è buono. Invece com'è il gusto? Ah no, il gusto doveva essere assolutamente uguale a quello che beviamo sulla Terra. Ecco. Quindi c'è stato, da parte di Lavazza, c'è stato un grande lavoro di ricerca della miscela ideale per riuscire a soddisfare. Immaginiamo tutto il team che c'è a bordo della stazione, che è estremamente eterogeneo, arrivano da qualsiasi nazionalità, quindi dovevamo riuscire a soddisfare tutti. Un caffè buono un po' per tutti. Esatto, molto anche democratico. Anche se noi italiani siamo esigenti. Ma perché è così difficile fare un caffè nello spazio per Cristoforetti e per tutti i suoi colleghi? Ma questa è una bella domanda, proprio perché noi diciamo, a casa nostra abbiamo quasi tutti quanti oramai una macchina del caffè espresso, giusto? Però abbiamo anche una forza che viene chiamata la forza di gravità, che fa funzionare tutti questi marchingegni o queste macchinette. Deve salire l'acqua, non sale nello spazio. Ed è corretto. Nello spazio, come abbiamo visto, vola tutto. E c'è questa condizione che viene chiamata di microgravità, quindi abbiamo visto anche l'acqua, ogni tanto gli astronauti giocano, si lanciano sia delle gocce d'acqua. E quindi è stata una sfida tecnologica molto importante, perché abbiamo dovuto praticamente cercare di riprodurre in qualche modo all'interno di questa macchinetta tutte quelle che sono le condizioni di sicurezza e far funzionare la macchina in questa condizione di microgravità. Ed è una sfida tecnologica molto importante, l'abbiamo vista anche dalle dimensioni della macchina. Infatti, quanto ci avete messo a...
Ma l'idea, a metterla a punto. L'idea nasce praticamente circa un paio di anni fa, più o meno. Noi abbiamo avuto quest'idea, dice va, portiamo un po' di gusto. Il caffè invece ci ha messo poco perché è già pronto, posso assaggiare. Anche il cappuccino potete fare, eh? Il cappuccino ci arriviamo, lo, ci arriva. Anzi, ce l'abbiamo già pronto. Sì, un attimo solo che finisce la procedura. Ancora non è finito. Sì. Vabbè, ce la faccio in tempo prima della pausa, assaggiare il caffè? Ce la facciamo? Il sistema richiede chiaramente un riscaldamento e poi vedremo che la macchina è composta da due parti. In realtà c'è il contenitore dell'acqua che in questo caso... Sei venuto a bere il caffè? Io sono venuto a bere il caffè. Nella parte bassa abbiamo questo sacchetto d'acqua che viene preso dal Potable Water Dispenser. Non è nient'altro il rubinetto spaziale che c'è sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sì. Gli astronauti vanno, riempiono questo Potable Water Dispenser, dal Potable Water Dispenser inseriscono l'acqua all'interno. E poi la macchina a questo punto, come tutte le macchine anche terrestri, hanno bisogno di un riscaldamento, circa un paio di minuti. Dopodiché bisogna inserire un sacchetto molto simile a quello che vediamo generalmente gli astronauti. È un sacchetto del genere, con una valvolina nella parte superiore. Perché abbiamo bisogno della valvolina? Perché altrimenti, se non avessimo la valvolina, tutto andrebbe in giro, chiaramente. È pronto? Gli astronauti prendono il caffè e chiacchierano, perché di fronte al caffè si chiacchiera. Però non solo chiacchierano, perché Samantha Cristoforetti, devo dire, ha avuto un pensiero e un tweet molto bello per Pino Daniele, che vogliamo farvi vedere proprio mentre prendiamo il caffè che lei sorseggerà quando arriverà nello spazio. Samantha ha scritto: Napula è una voce de creatura che sai è chiano chiano e tu sai che non si sula. E la foto dallo spazio. E questo è il tweet che ha fatto di Napoli. Samantha dallo spazio. Cristina, prego, assaggi. Ma posso fare io? No, è per te, dai. Allora, qui c'è la cannuccia, perché non essendoci gravità uno non può versarlo. Certo. La cannuccia ha una clip che deve essere aperta nella parte superiore. Che proprio fare? Aiutami, per consentire. Ci vuole un corso per... Ci vuole, bisogna essere ingegneri. Ma non per niente gli astronauti si addestrano circa 3 anni. Vabbè, non ti mandiamo nello spazio, Marco. Non sei neanche capace di bere il caffè. Ecco, va bene. Allora, mentre noi facciamo la pausa caffè... Cristoforetti arriva, Va in onda il TG1.